Grazie mille, è un onore per me. Guarda, l'onore è nostro. Io, come stavo spiegando prima, oggi ho proprio deciso di fare una puntata innanzitutto in diretta con te perché non volevo assolutamente il registrato, proprio perché voglio che le persone interagiscano con noi, facciano domande, facciano tutto quello che vogliono. E come ti ho già detto, ricordati che ma chi te l'ha chiesto, non c'è la censura. Grandissima, Vale. Guarda, sono veramente emozionata. Allora, innanzitutto so che tu torni da un pranzo importante, no? Quindi. Sì, oggi abbiamo festeggiato un po' di cose. Sono andato a pranzo con la mia compagna e diciamo in questi giorni ci sono state delle novità anche a livello lavorativo, quindi sono molto felice e quindi oggi mi fa anche piacere condividere con voi questa gioia. Ecco, esatto, infatti tu un po' qualcosina mi hai raccontato, però appunto mi hai dato anche il permesso di parlarne un po' con i nostri radioascoltatori, anche perché veramente la tua storia è estremamente particolare, però possiamo dire che è una delle storie a lieto fine. Sì, molto. Assolutamente. E appunto, io inizierei un pochettino a parlare, come ho detto non è proprio un'intervista, è più una chiacchierata tra amici questa, proprio perché io Certo. Già in passato nel mio programma ho diciamo sfruttato la possibilità di parlare proprio per entrare nel mondo dell'omosessualità, no? E ho cercato Sì. di parlarne su più fronti. Con una ragazza avevamo fatto proprio di nuovo una chiacchierata molto tranquilla, parlando soprattutto delle unioni civili, di quello che stava succedendo in Italia. Ho avuto ospite Paola D, che secondo me è una Grande grande. Paola, sì, perché io ho collaborato per un periodo Sì. nell'estate, se non sbaglio, del 2015 con il The Village, quindi proprio con Paola che conosco personalmente ed è una persona fantastica, proprio a Esatto. livello umano oltre che come DJ. Esatto, è proprio una persona meravigliosa, ho avuto anche lei e quindi oggi ho detto no, andiamo avanti nel parlare, nell'approfondire. E quindi ho pensato Sì. appunto di chiamare te proprio per toccare quello che è un po' il tema della transessualità, no? Che è Sì, estremamente. anche perché io ecco, vengo dal mondo diciamo omosessuale, perché io Sì. ecco, per un periodo ho un po' frainteso il tutto, no? Quando una Certo. persona reprime il proprio essere. E Che. quindi diciamo molte persone mi conoscono come Luna Brodolini, colei che si batte contro l'omofobia, ma adesso anche contro la transfobia e poi contro ogni forma di discriminazione e violenza. I miei video trattano proprio di questo, quindi. Esatto, tu hai utilizzato proprio questo mezzo, no? Per trasmettere quello che è il tuo messaggio, che però nel 2016 obiettivamente è anche lo strumento forse più semplice per arrivare alle persone che hanno voglia di ascoltare, che hanno il desiderio di andare oltre i pregiudizi. Ma ecco, tu hai appena detto una cosa molto interessante, ossia che tu hai appunto confuso per un certo periodo. Quindi. Poi invece hai proprio deciso di intraprendere questo percorso di trasformazione. Sì, il percorso di trasformazione, diciamo, ho deciso di mettermi in discussione a settembre, quindi a Sì. settembre del 2015. E niente, tutto è nato dal fatto che ho una compagna psicologa e quindi mi ha aiutato tantissimo in questo, perché ovviamente era palese il fatto che io non vivevo bene nel mio corpo. Sì. E quindi mi ha detto, amore, mettiti in discussione, vai ad uno sportello proprio che si occupa di disforia di genere, che qui a Roma è il Formanelli San Camillo, il Sanitas. Sì. E quindi da lì mi sono messa in discussione, quindi eccomi qui finalmente, perché Certo. ovviamente l'iter inizia con diciamo, una fase psicologica, quindi c'è un Sì. rapporto con l'analista, lo psicologo che cerca di farti comprendere la motivazione del fatto che tu stai lì e per quale Esatto. motivo tu sei andato lì. E quindi niente, ovviamente nel corso di queste sedute psicologiche io ho ricordato determinati avvenimenti della mia vita dove dicevo ho frainteso con l'omosessualità perché io prima confondevo molto la disforia di genere con i gusti sessuali, che voglio sottolineare sono due cose completamente diverse. Sì, ecco Perché comunque esatto, la. trattiamola, visto che appunto siamo in tema, oggi voglio proprio trattare bene questa cosa, proprio perché a me capita appunto, visto che io sono di Genova, Genova purtroppo è una città un po' chiusa, devo dire la verità, e.
si confonde molto, esatto, tutto questo, cioè nel senso, io che quest'anno appunto ho partecipato in maniera ovviamente scherzosa, perché io questa cosa la voglio sempre ricordare, che il concorso Miss Frociarola, che nasce proprio per le donne etero, amiche dei gay, è sì una cosa divertente, ma poi fa uscire persone come possiamo essere io, Valentina Galdo, la vincitrice, che appunto, che salutiamo se... Valentina, ma guarda, tra poco la metterò in collegamento con noi perché ci teneva tantissimo a salutarti, però poi noi diciamo ci facciamo un po' portavoce, no, anche di questi diritti, utilizziamo quello che è appunto un format per farci sentire. E quindi diciamo che da quando io ho partecipato a questo contest, molte persone mi fanno domande, si incuriosiscono, proprio perché a Genova c'è tantissima omertà. E molte appunto confondono quella che è la transessualità con l'omosessualità. Io cerco di spiegarlo che non è proprio la stessa cosa, che non è che... No, assolutamente sì, come dicevo prima sono due cose diverse, però io ne sono l'esempio, perché esatto, come dicevo prima, confondevo il mio essere con i gusti sessuali, che non c'entra niente, però ovviamente nel momento in cui una persona non si mette in discussione, sì, non capisce la propria anima, non può comprendere poi cosa c'è dietro. Certo, ma come iniziano poi alla fine, anche proprio in maniera tecnica, questi percorsi? Perché io li ho un po' studiati facendo legge, no? E sì, mi è capitato appunto di studiare anche questo, però... L'iter appunto prevede un percorso psicologico, come stavi dicendo tu? Assolutamente, che può variare da soggetto a soggetto, perché appunto è una cosa soggettiva e ovviamente dipende molto dalla persona nel momento in cui accetta realmente ciò che è. Sì. Ciò che è. Io ho sempre saputo che al di là di Luna, di questo corpo femminile, c'era un'altra anima, un'anima che comunque non riusciva ad adattarsi, quindi falsi continui di umore, l'inadeguatezza proprio di vivere la società, il vergognarsi e tante altre cose. Certo. Però diciamo l'iter parte con appunto una fase psicologica, sì, che come dicevo prima appunto può variare da soggetto a soggetto, dopodiché c'è l'ok per iniziare i test psicologici. Ok, esattamente, sono proprio tutti, sì, questi step che poi alla fine sono veramente tanti. Sono tantissimi, io l'ho fatto in 3 volte. Mamma mia. E sono delle domande veramente, cioè io sono arrivata a un punto che ho detto no, vengo la prossima volta. Perché immagino, erano delle domande del tipo ti guardi allo specchio come ti senti? E tante altre cose, però ovviamente col fatto che sono tante domande, giusto dividerle in modo da rispondere poi in modo adeguato come una persona si sente in quel momento. Beh, quindi certo, a volte la stanchezza poi, certo. E poi dopodiché, dopo i test psicologici, nel frattempo bisogna fare delle analisi cliniche. Esatto, quindi c'è anche la parte diciamo un pochettino più medica, proprio perché sì, poi iniziano anche delle vere e proprie cure ormonali che in prima battuta. E poi c'è anche tutta la parte legale, perché comunque come ho detto brevemente a inizio puntata, poi bisogna presentarsi comunque in tribunale davanti al giudice e avere... E sono lunghi i tempi! Mamma mia, guarda, io infatti... Complimenti per come si muove l'Italia a livello giurisdizionale, però prendiamo... Ma l'Italia qualsiasi cosa, cara Valentina, lo so. L'Italia è purtroppo così, finché avremo dei politici che se ne fregano e pranzano... con l'opposizione oppure con, cioè, ormai veramente è una cosa abbastanza ridicola, però spero che tutti i cittadini italiani si mettano comunque una mano sulla coscienza e daranno voce al, insomma, ai propri valori, ai propri sentimenti, perché esatto, poi qui avremo un discorso un dibattito, no, qui ce ne sarebbe proprio da parlare, perché veramente mamma mia, proprio a nozze ci andiamo con... No, purtroppo però è vero, ma è proprio bello per quello alla fine condividere questi momenti, perché non se ne parla mai, quindi bisogna un attimino svegliare. Invece, ecco, i tuoi genitori come hanno preso questa tua decisione? Allora, i miei genitori, questa decisione senz'altro mia mamma l'ha presa molto 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 bene. Sì.
perché da quando io ho deciso di mettermi in discussione ha visto in me dei cambiamenti radicali proprio a livello emotivo. Quindi ha visto, e poi penso che una mamma nel momento in cui ci tiene in grembo 9 mesi capisce le nostre sensazioni. Mia mamma già Certo. l'aveva capito, l'unico che non l'aveva capito ero io. E quindi mia mamma l'ha presa molto molto bene. Il papà invece, mio papà, considerando che i miei genitori sono separati, diciamo l'aveva presa meglio per quanto riguarda, ha detto papà, guarda, sai, io sono omosessuale, stiamo parlando di 10 anni fa. Sì. E l'aveva presa meglio. Nel momento in cui ho detto che facevo un cambio di sesso, è rimasto un po' scioccato, Beh, però certo. adesso comunque piano piano, ecco, io l'ho portato nel mio mondo e sto cercando di fargli capire cosa significa per me. Beh, lì anche proprio Quindi un penso la genitore è felice se un questione. figlio è felice. Io sono felicissima di questa cosa perché anche lì purtroppo non è così scontato che le famiglie capiscano. Bravissima. Però è stato secondo me, per esempio, un bellissimo messaggio il fatto che alle varie ma manifestazioni, che poi manifestazioni non mi piace parlare di manifestazioni, però in questi, come dire, in queste giornate dedicate appunto ai diritti civili, perché poi di tali si parlano, di diritti, che Bellissima. siano appunto per gli omosessuali, che siano per gli eterosessuali, comunque si è cercato di combattere una battaglia proprio a favore dei diritti. Una cosa secondo me bellissima è stata vedere in piazza tantissime famiglie e anche famiglie, diciamo, come direbbero appunto gli antagonisti, le classiche famiglie fatte da una madre e da un padre che portavano i propri figli, bambini piccoli, che magari ancora non sanno neanche cosa sia l'omosessualità in piazza. Secondo me è stato bellissimo, perché secondo me una famiglia, che i genitori devono comunque far crescere un figlio facendogli capire che lo ameranno sempre e potrà sempre scegliere come meglio crede. Secondo me questo è il messaggio più bello, e farei un applauso a tutte Questo queste sì, è stato uno famiglie. dei messaggi più belli a livello, ecco, europeo e nazionale, perché veramente Sì. anche per quanto riguarda, ecco, le ultime manifestazioni che ci sono state, poi ovviamente su molte cose pure qui c'è un punto interrogativo, nel senso che comunque le unioni civili, la step child adoption e tante altre Certo. riforme della Cirinnà. Però ovviamente l'Italia poi, come al solito, ha dei limiti e quindi magari non Beh. ha provato il tutto nel Beh. modo più completo. Con calma, diciamo che siamo semplicemente all'inizio, è già tanto che siamo state approvate queste benedette unioni, che veramente forse il primo passo è stato quello proprio perché comunque coinvolgevano anche gli eterosessuali, però Vero. secondo me siamo sulla giusta strada e come ho detto bisogna battere il chiodo sul ferro finché è caldo, così almeno riusciamo a farci sentire un pochettino. Tu mi hai parlato tra l'altro appunto del tuo lavoro, no? Perché comunque questa tua decisione sicuramente va anche a, come dire, toccare l'ambiente lavorativo e spesso si è sentito appunto di episodi di mobbing, di Sì. licenziamenti anche senza giusta causa. Sono Ecco, anche l'esempio di questo, purtroppo, Vale, nel senso in passato è sì. accaduto ed ora invece sono molto molto fortunato. E io non so se si può fare il nome dell'azienda Certo, per cui lavoro. certamente. Allora, io lavoro in Tiger da un anno, Sì. cioè tra qualche giorno farò un anno. Ok. E diciamo è la prima azienda in Italia che mi ha permesso di essere me stesso. Io ho Sì. iniziato il percorso quando già avevo iniziato a lavorare in Tiger e veramente io ho trovato una seconda famiglia, nel senso che comunque i miei colleghi, ma gli stessi proprietari, cioè lo stesso datore di lavoro, l'area manager, il capo del personale, Sì. visual, per quanto riguarda tutti gli store manager e vice store manager. Io veramente non so come ringraziarli perché loro veramente mi sono stati accanto e mi hanno compreso anche in molti momenti, cioè a me difficili perché ovviamente nel momento in cui noi accettiamo realmente chi siamo, considerando le leggi d'Italia, considerando le operazioni, perché non è semplice, all'inizio per me è stato difficile.
È stato un po' come dirlo per la prima volta ai miei genitori.